Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti, questo è un piccolo video, un video veloce, un dietro le quinte. Per tanti di voi che mi chiedono cosa posso mangiare per colazione, è meglio saltare la colazione, se salto la colazione ingrasserò, mi farà bene, mi farà male. C'è tanta confusione, allora ho pensato di farvi vedere, proprio di farvi entrare nella mia cucina per farvi vedere cosa faccio per colazione, cosa mangio io per colazione e quando la faccio. Alma Fisio, curare, non trattare. Qualche anno fa era venuta fuori questa teoria che chi salta la colazione, chi saltasse la colazione, avesse un rischio maggiore di diventare obeso. C'è stata un po' di confusione che per fortuna poi la ricerca è riuscita a chiarire. Si era visto che c'era un'associazione tra le persone obese e il fatto che saltassero la colazione. Mettendo insieme le due cose si è detto: avete visto? Chi salta la colazione è più facile che diventi obeso, ha un rischio più alto di diventare obeso. L'errore è stato grossolano e ci fa capire come bisogna stare attenti a interpretare i dati. C'è un'associazione tra obesità e saltare la colazione, ma non c'è una causalità, ovvero una causa direttamente collegata. Perché? Perché quello che poi si è imparato è che non è che se salti la colazione aumenti di peso, ma che è molto comune invece nelle persone sovrappeso di provare a saltare la colazione o di saltare la colazione proprio per cercare di mettersi in equilibrio per appianare l'eccesso di cibo, l'eccesso di nutrienti che magari hanno fatto il giorno prima. Infatti non c'è dubbio che saltare la colazione, saltare un pasto, ridurre il lasso di tempo in cui tu mangi durante il giorno facendo il digiuno intermittente ha un effetto benefico sul tuo metabolismo e quindi anche sulla perdita di grasso e una riduzione del rischio di sovrappeso. Questo significa che bisogna sempre saltare la colazione? Non per forza. Effettivamente, per quanto riguarda il nostro ritmo circadiano, mangiare la colazione può essere benefico rispetto invece ad avere una cena abbondante. In ogni caso, fare meno pasti durante il giorno porta a una riduzione dell'assunzione calorica e quindi ti aiuterà a dimagrire. Però a volte puoi saltare la colazione, come a volte puoi saltare la cena. Cos'è importante però mangiare per colazione? Poi ve nel bello ti faccio vedere. Questo è solo un esempio, ti prego, non prenderlo come la tua colazione. Questa è la mia colazione, la faccio io perché ho la mia età, ho il mio metabolismo, le mie richieste in questa fase dell'anno. Quello che ho messo qua dentro, e puoi vedere, sono dell'avena, dei fiocchi d'avena interi. Ho messo qualche mirtillo, la frutta rossa, che secondo me non deve mai mancare. Se riesci anche tutti i giorni, perché ha dei nutrienti, ha dei fitonutrienti che sono eccezionali. Se andiamo a scavare un po' più sotto, quello che ho aggiunto è un mix che normalmente preparo dall'inizio della settimana. Ho messo dentro dei semi di lino tritati, della polvere di cocco e, se posso, aggiungo anche qualche seme in generale, come semi di zucca, semi di chia. Ogni tanto ce li butto tutti dentro e li metto insieme. Una cosa che aggiungo sempre però alla mia colazione sono le spezie. Qua per esempio la cannella, mi piace a volte spezzettarla, semplicemente metterla a pezzettone, mi piace masticarla, sentirla dura. La cannella, a parte il profumo che ha, il sapore che ha, ma ha anche il beneficio di mantenere bassa la glicemia. E per finire, quello che ogni tanto aggiungo, anche in questo caso, è la polvere di cacao, il cacao in polvere, scusate. Molto molto diverso dal cioccolato, che tipicamente è ricco, ricchissimo di zuccheri aggiunto, o è solo una componente di un complesso pieno di zuccheri. Se prendi quello al 100% è stupendo. Ce ne passi una spolverata sopra, da quel sapore in più che ha veramente, a me fa molto molto piacere, ne sono golosissimo. C'è una cosa però molto interessante che ho imparato in alcuni studi, perché oggi appunto ti faccio vedere l'avena e uno potrebbe pensare: ah ok, è l'avena il cereale migliore, dobbiamo fare colazione tutti i giorni con l'avena. Purtroppo però ci sono differenze tra avena e avena. Hanno fatto degli esempi, hanno messo in comparazione l'avena, questa qua intera, semplicemente laminata e schiacciata, o la polvere di avena, quella un po' più pulverizzata, quella un po' più processata. Innanzitutto le quantità, quando hanno fatto lo studio, erano le stesse, anche le calorie.
però c'era una differenza da un punto di vista dell'indice glicemico. Da una parte questa vena intera e integrale ha un indice glicemico intorno ai 50, quella invece proclessata arriva a 79. E questa differenza, che può sembrare solo qualche cosa buona per i tavoli della nutrizionisti per parlare del più e del meno, in realtà ha una differenza anche sul tuo comportamento. Le persone che mangiano la vena processata, quella polverizzata, tendono poi a mangiare molto di più, fino al 50% in più durante l'arco della giornata. C'è un picco di insulina, c'è una voglia quindi poi di mangiare ogni volta che l'insulina scende, e questo succede ogni 3 ore, portandoti poi ad avere un pranzo molto più abbondante, una merenda molto più abbondante e anche una cena conseguente. Quando invece prendi le cose integrali, e il segreto, come ho fatto proprio in un video particolare, sono le fibre, la più grande carenza nutrizionale che tutti noi abbiamo oggi nel XXI secolo, allora queste fibre ti permettono di abbassare l'indice glicemico. Le stesse fibre che puoi trovare appunto nella polvere di cacao, nella cannella, nella frutta intera. Per cui, qual è la colazione migliore? È sempre e comunque quella ricca di fibre. Perché tu puoi pensare di essere salutista, puoi stare attento a mettere la frutta, a mettere la verdura, a prendere cibi sani. Se però fai il centrifugato, se però fai la spremuta invece di mangiarti l'arancia intera, se invece di prenderti una vena grezza, una vera intera, mangi quei cibi processati, quei cereali che ti vendono negli scatoloni, che sono completamente privi di ogni fibra, di ogni sostanza sana e completa, allora purtroppo ci stiamo tutti un po' ingannando, ci stanno ingannando o ci vogliamo autoingannare, credendo di seguire uno schema alimentare sano che può comunque portarci a ingrassare, ad avere sempre fame e a soffrire di sovrappeso. Andiamo a cercare le cose integrali, andiamo a cercare le cose grezze, mettiamoci le spezie e la frutta tutti i giorni intera, con la buccia, con tutto quello che puoi. In questo modo, vedrai, non dovrai far fatica, non dovrai far rinunce, non dovrai soffrire. Se pensi di avere dei dubbi, chiedi la consulenza di un nutrizionista. Sono informazioni vitali che impari oggi e metti in moto per tutta la tua vita, e il cambiamento sarà profondo e definitivo. Finisco adesso di mangiare la mia colazione. Spero che anche tu possa iniziare la giornata con il piede giusto. Ci vediamo domani con un altro video. Ciao! E grazie.